Buongiorno a tutti. Innanzitutto siamo molto molto felici di aver presentato qui il film. È un film che abbiamo amato tantissimo, tutti quanti, in maniera diversa, perché i personaggi sono molto diversi l'uno dall'altro, le storie sono molto diverse. Però lo presentiamo e lo promuoviamo veramente con tantissimo orgoglio. Cosa posso dire io su questo film? Cercherò di essere appunto un po' sintetica. È un film importante, secondo me, è un film importante che tratta di un tema importante. La tenerezza di per sé, il titolo è un titolo molto impegnativo, no? Perché comunque la tenerezza è un sentimento così fondamentale proprio per la vita, per le relazioni, qualsiasi tipo di relazione, amicale, genitoriale, filiale, tra un uomo e una donna, è importante. Senza la tenerezza non c'è neanche l'amore, non c'è la relazione, perché non può esistere una relazione sulla durezza, sulla rigidità. Questa tenerezza in particolare che riguarda il mio personaggio, posso parlare appunto di me, Elena, è un personaggio comunque apparentemente duro, in realtà io credo che sia una donna profondamente ferita da questo rapporto mancato, da questo rapporto mancato col padre, da questo rapporto mancato col fratello. In fondo è circondata anche da, appunto, anche lei, da molta durezza, no? Da molto cinismo, e ne soffre profondamente. E quello che amo in lei, e quello che mi piace moltissimo di questo personaggio, è la tenacia con la quale incassa colpo su colpo senza mai fermarsi in questa sua ricerca di questo rapporto col padre, questa volontà di ritrovare questo rapporto, questa tenacia, questa costanza, questa proprio grande forza nel non cedere mai, non voltarsi mai le spalle, era una cosa che io ho amato profondamente in lei. Ecco. Grazie Giovanni. Gianni Amelio è il regista delle prime volte, quindi la prima volta che ho fatto un film è stato con Porte Aperte con la regia di Gianni Amelio, la prima volta che ho fatto, diciamo, un protagonista pieno è stato con Gianni, quindi ringrazio lui e tutti e i miei colleghi che mi hanno permesso, quindi, mi hanno aiutato in questa impresa. Allora, c'è una cosa, già quella è perduta, la cortesia, no, già quella è perduta come una virtù. La tenerezza sta in mezzo alla cortesia e all'amore, nei vari gradi. Cioè, noi abbiamo bisogno di uscire dalla tana che ci stiamo costruendo, in cui, come dire, l'altro, quello fuori, ci è o indifferente o nemico. Abbiamo bisogno di questo, quindi abbiamo bisogno di esercitare questa tenerezza o di imparare a... Ecco, per quanto riguarda il mio personaggio, si potrebbe dire che da, appunto, un uomo egoista, crudele, chiuso in sé, soddisfatto della sua solitudine e così via, c'è qualcosa che invece lo apre agli altri, al mondo, e finalmente a riconquistare, come dire, un affetto che era perduto. E diciamo, la cosa più difficile è stato solo quella di, appunto, nel finale, quello di non essere consolato, ma di, come dire, da inconsolabile avere speranza. Ecco.